Dacia Maraini è stata ospite ad Andria presso la Sala Timonelli per presentare il suo ultimo lavoro dal titolo Tre donne, un romanzo che racconta la vita di tre donne, appunto di diversa generazione, figlia, madre e nonna, e il loro approccio alla vita e all'amore. La storia illumina i percorsi nascosti e gli equilibri impossibili del desiderio, li fotografa con un taglio inedito che ne coglie le delicate sfumature in tutte le età della vita. Sono tre diari con tre stili diversi, perché sono tre donne molto diverse, sebbene siano parenti, una nonna, una madre e una figlia. E io anche ho cercato di lavorare proprio su, mimeticamente, sui linguaggi diversi. Si racconta la vita quotidiana di queste donne con le loro aspirazioni, che vanno al di là della vita quotidiana, per esempio l'amore, l'eros, tutte cose un po' difficili per delle donne sole. Quindi, tre generazioni. Ma non è un saggio sulle generazioni, sono tre donne che vivono insieme perché un padre è morto, il marito è andato via, quindi sono rimaste sole. Beh, il ricordo è il calore, l'amicizia, l'attenzione, e che di solito le persone che leggono, adesso non parlo di tutti che non conosco bene la regione, ma diciamo che chi legge ha un particolare calore, una particolare interesse nei riguardi della scrittura, e questo è sempre un piacere incontrare i pugliesi da questo punto di vista.